Holy crap, siamo di notte e notte c'è il buio, ho paura. Comunque siamo nei survival games un po' diversi, l'IP l'ho trovato in descrizione e li provo per mostrarveli. Sono belli perché ci sono le spade di ferro nelle ceste e altre cose potenti. Allora, vediamo. Niente, non ho trovato niente. Allora, scappiamo. Allo spawn non c'è naturalmente la cosa, non c'è il danno, c'è l'invincibilità. E che cacchio, non corre. Motherfucker, non corre. Ok, ora corre. Allora, questa mappa qui è davvero bella, perché è una città distrutta, che qua non si vede ora la città perché è molto più avanti. Ed è, eccola, fantastico. Ed è un labirinto, ora vediamo. Per orientarsi bisogna vedere i tuoni. I tuoni segnano dove sei, neanche dove muori, ma anche dove sono i giocatori. Ora vedrete poi. Uccidiamo questo qua. Aether Defender. Aether. Nascondo la spada di ferro. Ora lo attacco. Laggano un pochino, quello è sicuro. Ucciso, eccellente. Sto giocando di sera, visto che non ho niente da fare. Uccidiamo anche questo, che si sta shiftando all'altro, però non ha controllato dietro di sé. Uccidiamo anche questo. Lo Jedi. Chassete Jedi. Perfetto. Le frecce, però non si trova mai l'arco. Vediamo, ora dobbiamo trovare il tuono. Vedete là, ci sono vari torri, montagne. Sembra l'West, sembra. Se non sbaglio, questa mappa si chiama Wasteland ed è assai figa, come vi ho già detto. Allora, devo trovare qualcuno. 11 giocatori rimasti. Eccellente. Perfetto. In queste mappe si trovano anche, cioè in questo server si trovano anche le Ender Pearl e altre belle cose. Quindi sono, diciamo, più divertenti. Anche. Allora, sto cercando di capire dove sono i tuoni. Cioè, se ne vedo uno, mi dirigo verso di lui. Non ne vedo alcuno. Cioè, non ne vedo nessuno di lampo. Vabbè, andiamo avanti. Troveremo qualcuno, sicuramente. Qualcuno da ammazzare, distruggere, uccidere, sopprimere, eliminare, togliere di mezzo, polverizzare, massacrare, uccidere. Quindi sì. Vediamo. Qua siamo già nel bordo della mappa. Torniamo indietro. E poi vabbè, in chat, come leggete, è una chat globale, quindi non è della lobby. Cioè, sapete che quando entrate nel server scegliete il cartello e giocate. Beh, la chat è globale, quindi in chat verrà sempre scritto tipo join sul 7 o sul 6, perché cercano giocatori per entrare nella lobby. Semplice. E quindi voi fate, entrate e dovete votare la mappa, perché certe volte non ci sono abbastanza giocatori, ma puoi votare per giocare. E lo fanno tutti e poi si comincia subito. Ed è /hgvote per votare, per far iniziare la partita. Niente, poi sono belli. Poi vabbè, normali. Eccellente. Posiamo giù la roba, così quando ammazzo dopo qualcuno ho lo spazio per altra bella roba. No, i meloni li tengo. Posso piantarli e distruggerli. Hello friend. Hello. Come vi ho già detto, la chat è globale, quindi leggete proprio. C'è gente che scrive anche ed è fuori dalla partita, naturalmente. 7 giocatori rimasti. Cioè, 2396 da quando è qua? È un nickname. 2396 è morto. 2396. Come vedete, mi sto addentrando nella città distrutta. Per adesso non ho ancora notato qualche lampo, perché non ero molto concentrato. Ora vediamo se ne trovo qualcuno. I lampi segnano dove sei anche, non solo dove muoiono. Bene, davanti a me nessuno. Vado alla destra. Forse sono dietro. Vediamo. Questa è la mappa distrutta. È una città distrutta. Molto figa, con moltissime trappole. Trappole vuol dire buchi da dove non puoi più uscire. Quindi aspetti il deathmatch. O stai lì, cioè stai lì o sloghi.
È una tua scelta. Merda. Eccellente. Su, perfetto, Ender Pearl. Favolose. Non ho ancora visto nessun tuono. Peccato. Allora continuiamo a potenziarci trovando altre chest. Mi teletrasporto là, dai. Perfetto. I gave you an apple. Yeah, I gave you an apple. YOLO, right? YOLO. Arena 7 è finita, come vedete. Molto comodo, che ti segna quali sono finite, cioè quali lobby sono finite e quali puoi entrare. Quasi quasi ritorno allo spawn. Una chest. Naturalmente queste sono vuote, visto che la mappa è gigantesca, siamo anche in pochi, quindi... Ok, boots. Il cibo lo prendo sempre tutto, sempre tutto. Aspettate, ah ecco. Perfetto. Ok. Quasi quasi andrei, mi butterei lì su perché è comodo, però dopo non potrò più scendere giù perché è altissimo e muoio. No, niente, sono penso vicino allo spawn perché non li vedo i tuoni. Porca miseria. Li sento, non li vedo. Ma esistono. I lampi is alai. Il lampo is alai. The thunder is alai. The thunder is alai. Però esiste. Qui dentro c'è una chest, lo so. Però devo fare il giro dell'edificio per entrare. Ma tanto non trovo niente di più forte dell'armatura, cioè della spada di ferro. Massimo trovo coso? Le mele d'oro o le ender pearl? Vediamo che trovo. Sì, ecco ender pearl. Quindi posso andare sull'edificio, cioè sul... Oh mio Dio, come si chiama? Sull'autostrada e riscendere, però no, vado avanti. Per la mia strada. Queste qua sarebbero cose che estraggono il petrolio. Sì. Che si vedono anche nel paesaggio di GTA 5. Con la nuova Los Santos. Perfetto. Là vedo due blocchi volanti. Il mio bel faccione. E una bella chest. Niente di importante, no? Questo. Ah, si possono trovare anche armature di ferro, ma quelle si trovano allo spawn, penso. Ok, sono nel bordo della mappa qui. Allora, appena capisco dov'è lo spawn, ci vado più velocemente grazie alle Ender Pearl. Ender Pearl. Le Pearl. Le Ender Pearl. Le Ender Pearl. Ender Pearl. Avanziamo, avanziamo e uccidiamo. Tutti devono temere la nostra, il nostro passaggio. Figo. Niente di che. Comunque io ho l'enderpearl, quindi anche se vado in trappola posso usare l'enderpearl per uscire. E questa è la figata dell'enderpearl. Sono una fighete, una figate, una figata, una fighete. Ok. Usciamo. Ah, devo andare dall'altra parte, giusto? Quasi quasi vado lassù. Oh, cacchio, ho sbagliato. Shit. Ho tirato troppo in basso. Perfetto, deve essere là lo spawn. Barra cornucopia, barra stazione di rifornimento per i sopravvissuti, o i tributi, come li volete chiamare. Io in ogni video li chiamo in un modo diverso, quindi, perché è swag. Quindi lo faccio così, cioè lo farò sempre così. È un po' desolato questo posto. Ok, siamo vicino allo spawn perché questa zona la conosco. Sì, mi sono studiato la mappa sulla cartina. Sì, sono
uno sfigato. Sì, lo sono, sì. Sei uno sfigato anche tu, come lo scrivi anche nei commenti, pensando di essere un ribelle o barra originale. Allora, il problema è che in questi server si trovano tantissime frecce, ma mai un arco. Cioè, l'arco è proprio una cosa rara, mistica, è magia, è pura magia. Quindi solo i santi o gli dei possono trovare l'arco della forza. Non so minimamente dove sto andando, ma comunque alla fine, quando la gente non si attacca più, avviene il deathmatch o cominciano a farsi vedere i lampi, i fantomatici lampi che io vi ho parlato per tutto il video. Vabbè, ma sono dei fulmini normali. Devo andare di là. Sì. Aspetta, I hope my stuff. Siamo ancora in 5 vivi. Non me lo mostra. Me l'ha mostrato. Oh, ho visto qualcuno, no. Me l'ha mostrato subito, ma poi si è nascosto. Siamo al cornucopia? Penso. Sì, siamo al cornucopia. Non voglio fare in tutto quel passaggio lì. Andiamo. Guardate come va. Vaffanculo. Perfetto. Ding dong, il grande scavatore nero è arrivato, è ritornato. No, sono vuote. Porca miseria, sono vuote. Allora. Best, Amidi, Troggy, Zeus. Anche Zeus è vivo, eccellente. Il problema è che non so dove sono. This is a problem. Yeah. This is a problem. Si è visto un tuono. Rimaniamo allo spawn, va. Salgo le scale, cioè salgo i gradini guardando indietro per vedere dov'è. Potrebbe esserci un altro fulmine in questo momento. Mistero ci deve fare 35 puntate. Mistero, i lampi. Vediamo. Arena 7 starting 1 seconds. 1 seconds. Ah sì, questi si chiamano i VC servers. Interessante. La mia voce sibila un po' troppo. Sì, un po' troppo. 2396 die. Yeah, Lord Crash. Peccato che ci sia poca gente. Avrei voluto tanto sporcare la mia bellissima spada di sangue e di budella e anche di feci provenienti dalle budella squartate dalle persone uccise. Fa niente, la terra bella pulita. Hey friend, prima o poi dovrò trovare qualcuno. Il bello della... cioè no, il brutto della sopravvivenza, che è noiosa la sopravvivenza. C'è gente che sopravvive anche per 35 ore di fila. Uno impazzisce dopo un po' a registrare 35 ore di video. Come fai? Allora, adesso arriva qualcuno e mi ammazza. No, penso che andrò in quella grotta. Ci sono già andato prima? No. Sì, forse sì. Non era dall'altra parte? Non lo so. Ora vediamo. No. Ok, non ci sono mai andato. Vabbè, tanto mi porto direttamente alla città. Guardate che figo. Ok, il tuono era da questa parte. Lo spero. Tanto massimo... tanto del match ci teletrasportano, quindi... It's not a problem. Quindi perché adesso voi mi direte: ma perché non usi questo tempo per trovare qualcosa migliore nelle chest? Ma che cacchio, dove sono i lampi? Non lo so. Ora lo faccio con la chest. Sono già andato. Vado di qua invece. Non voglio ripassare di nuovo il coso. Il oh mio Dio, come si chiama? Quel tunnel. Ok. Ok.
Era vicino questo, o era là o era dietro di me. Il problema è che se stai fermo il fulmine ti becca perché ti segna dove sei, ma ti bruci anche, quindi se stai fermo dopo un po' muori, naturalmente. Ora voglio vedere dov'è. No. Eccolo. Oh mio Dio, eccolo qui. Oh mio Dio, è Zeus. Oh mio Dio. Oh no. Oh porca miseria. Ho le mele d'oro, ho le mele d'oro, ho le mele d'oro, ho le mele d'oro. Ho le mele d'oro, eccellente, eccellente. Che cacchio fa? Ah, lui non c'ha la spada potente, eccellente. Muori, muori. Yeah, ho vinto, guardate, Jet, grande scavatore, kill beast. Finalmente ho vinto. No, aspetta. Ah, sì, ok, Beastmaster è stato ucciso da Grande Scavatore. Grande Scavatore ha ucciso Beast Minecrafter e ha vinto i Survival Games dell'Arena 3. Favoloso. Goku Super Saiyan. Oh mio Dio, sbavo ogni volta che vedo questa skin, veramente. Yeah, YOLO. Abbiamo fatto i Survival Games e vi saluto. Ciao ciao.